giù! Giù! È veloce! Nonna, stai bene? Stai bene? Sto bene. Mi hai fatto spaventare. È vero o non è vero che ti sei sentita male? Queste persone vogliono parlarti. Dove si trova Luca Bottai? Chi? Luca Bottai, si figuri. Io l'ho visto una volta nella vita, si figuri. Tommaso, le ho detto la verità. Digli anche tu. Ma che verità, nonna? Tu non sai niente! Basta! Voglio sapere dov'è mio marito. Mio marito, a chi lo avete consegnato? Lei e Adriano Liberato. Dell'acqua. Siediti. Sì, falla sedere. Ecco. Calma. Ma che le succede? Ecco, tieni. Calma. A posto. Bene. Esattamente per questo che Adriano è evaso dal carcere. Ed è solamente per questo che suo marito si è consegnato di sua spontanea volontà. Per salvarle la vita. Non la capisco. Adriano ha portato suo marito agli uomini che lo stavano cercando perché lui ha qualcosa che loro vogliono. E loro hanno qualcosa da dargli in cambio. Cosa? L'antidoto. L'antidoto al veleno che le hanno somministrato. Allora, erano d'accordo? Non è stato Adriano? No. No, Adriano e Luca lo hanno stabilito insieme, questo scambio. Ma non è uno scambio. È un suicidio. Luca non si ricorda niente. E quando se ne accorgeranno, lo uccideranno. Sì, ed è per questo che gli abbiamo installato addosso un GPS. Per sapere in ogni momento dove si trova. E poter intervenire nel momento esatto in cui lei avrà ricevuto quell'antidoto. Se tutto sta andando secondo i nostri piani, Adriano ha già con sé quell'antidoto. E forse è già arrivato al Circomare per consegnarglielo. Conosci questo posto? No. È la parte più inaccessibile dell'isola. Chiama il Circomare, chiedi se Adriano è arrivato. Non trovo il mio cellulare, devo averlo perso. Non trovo più. Prendi il mio. Dio. Sì? Folco. Comandante. Folco, so dove tengono Luca. Segna questo indirizzo e chiama Tebaldi. Subito. L'ho fatto. Comandante, c'è una cosa che devo dirle. Riguarda Adriano Liberato. L'hai visto? Sì, poco fa. È venuto a cercarla. Voleva darmi una cosa, sembrava urgente, credo fosse per lei. Ma poi un carabiniere l'ha riconosciuto e lui è scappato prima di potermela dare. Non è più importante ora. Chiama Tebaldi immediatamente e mandalo all'indirizzo che ti ho dato. Mi raccomando, Folco, fallo subito. Va bene. Grazie, ciao. Devo andare adesso, scusate. Dov'è Adriano? Non lo so. Dobbiamo cercarlo. Se trovate Adriano, sapete tutti dove sto andando. Dategli l'indirizzo, per favore. Io devo trovare Luca. Io vengo con te. Cosa pensi di fare quando arrivi da lui? Dammi il tuo computer. A tutte le auto, convergete a Villada, località Piazza. L'uomo che ha avvelenato Tara si chiama Nikolaj Kozak. E sostiene di avere in mano la prova della mia innocenza. Il DNA dell'assassino. E una volta consegnato il serio a Tara, io sarei dovuto ritornare da lui e mi avrebbe dato quel documento. Se lei non sta mentendo, consegnandosi a me, lei ha rinunciato ad avere da lui quella prova. È così. Ma per farmi capire che diceva la verità, mi ha dato questa. Questo a sinistra è Giulio Frisci, il vecchio socio di mio padre. E Kozak sostiene che questo accanto a lui è il suo assassino. È per colpa di quest'uomo che io da 7 anni vivo come un latitante.
Kozak le ha detto chi è? No. Lei è sicuro che Kozak le abbia detto la verità? Ecco, non posso esserne certo, però è la prima persona a dirmi che esiste una prova della mia innocenza. Spero che lei voglia credermi, capitano. Lasci a me la foto. Non lo vedo, Luca. È lì. Il GPS lo indica chiaramente. Guarda. Vedi? Finora mi ero rifiutata di arrendermi all'evidenza. Cosa ti riferisci? Che sei in gamba. Adriano Liberato ci ha traditi tutti e due. Lui non vuole salvare la tua vita. Lui vuole solo Tara. E allora noi cambiamo programma. Tu cominci a dire tutto quello che sai ora. Parli con il nostro ingegnere, il capo del nostro progetto. E lui seguirà le tue istruzioni. No. No è una parola che tu non sei in condizioni di dire. Noi abbiamo fatto un patto e io non ho nessuna intenzione di cambiarlo. Siamo esattamente al punto in cui volevi arrivare quando hai deciso di avvelenare Tara. Sei stato bravo, hai ottenuto quello che volevi. Sei riuscito a catturarmi, adesso io ti dirò tutto quello che devo. Ma dopo che avrò sentito la voce di Adriano. È chiaro? Sì, Prince. Ho fatto il lavoro. Amare non è più il nostro problema. Quell'uomo sul balcone, io lo conosco. Come hai fatto? Non ha senso che te lo dica. Voglio sapere se ha capito quello che sta succedendo. Se ti ha detto qualcosa, se ha capito che io sto prendendo il suo posto. Va bene. Sì, lo ha capito. Hai fatto tu il mio nome o l'ha detto lui? No, l'ha capito da solo. Lo ha detto lui. D'accordo, Prince. Io ti aspetto qui. Bottai parlerà. È arrivato il momento. Non hai mai guardato quell'uomo negli occhi? È pazzo! Adesso tu tiri fuori dalla tua testa tutto quello che sai! Tu devi fermare tutto! Fai il tuo mestiere di scienziato! Tu devi fermare questo terremoto! Devi fermare quest'onda! Subito! Ora! Cosa vuoi fare? Non lo sai cosa voglio fare. No, non lo so. L'unica cosa che mi viene in mente è troppo assurda per pensare che tu voglia farla davvero. Pensi di fare una trattativa con quell'uomo? No. Allora? Voglio solo guadagnare un po' di tempo, fino a quando arriverà Tebaldi con i suoi uomini. Ma lì è pieno di uomini armati. Ma appena vedranno la tua bella divisa ti spareranno prima ancora di capire che cosa ci fai lì. Devo provarci comunque.
Stai andando a farti ammazzare, Tara. Che mi ammazzi pure. Tu sei l'unica persona che può salvare quest'isola, perché hai tentato di scappare? Ho letto i tuoi stupidi articoli ecologisti, ho visto le tue fotografie sui giornali per salvare il pianeta. E allora perché volevi scappare? Voglio vedere Luca Bottai.